via libera del Consiglio al bilancio consolidato. Il documento relativo al 2023 ha ricevuto i voti favorevoli della maggioranza, no delle opposizioni. Gonfalone d'argento all'Istituto Lama. Premiato il centro buddista Zong Kapa di Pomaia per l'impegno nella ricerca del dialogo tra i popoli. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato della regione per l'anno 2023. 19 i voti a favore, quelli di Partito Democratico e Italia Viva, e 11 quelli contrari, dei gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Gruppo Misto Merito e Lealtà e Movimento 5 Stelle. Il bilancio consolidato è uno strumento utile che ci consente di esaminare il bilancio della Regione Toscana, dell'ente regione e del Consiglio regionale in un ambito più ampio che comprende, diciamo, una galassia di enti strumentali, di società partecipate e controllate. Il consolidato però si limita a esaminare le posizioni dei 21 soggetti, siano essi enti o società che rientrano a termini di legge nel perimetro appunto del consolidamento. Questi dati cosa ci dicono? Ci dicono che intanto c'è un valore della produzione, come si dice in termini economici, cioè delle attività che sfiora i 12 miliardi. Di questi oltre l'80% fanno capo all'ente regione. Il risultato economico di questa della gestione 2023 ci consegna, ecco, un dato positivo per circa 90 milioni di euro che sono in netto miglioramento rispetto al consolidato del 2022, c'è un aumento di 60 milioni di euro che vanno a beneficio appunto della situazione patrimoniale. I conti avrebbero potuto essere ancora più migliori qualora avessimo potuto beneficiare di risorse come il payback in materia sanitaria, 392 milioni, rispetto al quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione Toscana appunto nel diritto di esigere queste risorse, oltre a circa 120-130 milioni di minori trasferimenti dal Fondo Sanitario Regionale. Ecco, ciò nonostante la situazione complessiva, ecco, degli enti che compongono il perimetro del bilancio consolidato è una situazione positiva. Solo Sviluppo Toscana ha un dato negativo di circa 270 mila euro, ma questo è dovuto al fatto che la programmazione europea è iniziata tardi e quindi la società che lavora soprattutto su questi fondi ha un ritardo, diciamo, nell'attività. Quindi possiamo dire che anche se il patrimonio segnala un dato negativo di oltre 700 milioni di euro, però anche questo in netto miglioramento se si pensa che nel 2016 questo dato era negativo per oltre 2 miliardi di euro, ecco, ci consegna un dato complessivamente positivo, anche il fatto che il dato del bilancio del patrimonio registri una cifra negativa non significa che la regione sperpera il proprio patrimonio, ma siccome la regione lavora per lo sviluppo socio-economico dei territori, in realtà l'arricchimento patrimoniale la regione lo trasferisce a quegli enti, siano esse le aziende sanitarie, le province, i comuni o le comunità montane, alla quale trasferisce, ecco, le risorse per fare investimenti. Ecco, quindi tenendo conto dei dati, ma anche del trend, degli andamenti dei principali indici economici finanziari, noi possiamo dire come gruppo del PD, gruppo di maggioranza, che esprimiamo una valutazione, un giudizio positivo sul bilancio consolidato per il 2023. Un voto positivo da parte di Italia Viva, convinto, un bilancio che chiude in equilibrio. È importante tenere in sicurezza i conti della Regione Toscana, denota solidità della Regione, ma anche del gruppo della Regione, tutte le aziende che fanno e afferiscono alla Regione Toscana. È evidente che questo dimostra la nostra tesi, come nel 2023 siamo stati in equilibrio, noi siamo convinti che questo equilibrio lo si possa raggiungere anche nel 2024, questo spiega la battaglia che Italia Viva ha fatto contro l'aumento delle tasse e la battaglia che faremo nei prossimi tre mesi per rivedere
rivedere quella misura per cercare di tenere in equilibrio i conti anche nel 2024, in equilibrio di bilancio, senza chiedere nessun sacrificio ai cittadini toscani, riducendo le tasse e soprattutto portando avanti l'avvertenza da parte della Regione Toscana nei confronti del payback per riottenere un credito dovuto. Sì, sul bilancio consolidato in primo luogo abbiamo evidenziato una serie di elementi di approccio formali, cioè in primo luogo il fatto che abbiamo discusso un atto così importante nella totale assenza della Giunta e del Presidente, quindi quelli che sono i conti della Regione, quindi un momento fondamentale di verifica dei quattrini dei toscani e di come vengano utilizzati, totale assenza di Giunta e di Presidente della Regione. Così come l'avevamo già messo in evidenza anche durante la Commissione Controllo, l'atto dei revisori dei conti, il parere, arriva costantemente in grande ritardo ed è un atto spesso di natura poco più che formale. E anche questo non è utile all'approfondimento, perché avremmo invece avuto la possibilità, con una tempistica diversa, di chiamare e ascoltare i revisori, approfondire meglio determinati aspetti e portarli in aula per favorire un confronto più ampio. Detto questo, noi abbiamo rilevato anche come nell'arco del bilancio consolidato molti dei numeri che riguardano le società partecipate sono e arrivano in grande ritardo, si riferiscono addirittura agli anni 2022, c'è addirittura uno di questi enti che è in liquidazione, che ha i numeri fermi al 2015, vi immaginate voi che tipo di ragionamento si possa fare dal punto di vista della precisione dei numeri. Un tema poi particolare sul quale mi sono dilungato durante la discussione è quello del payback, perché noi sappiamo che alla fine dell'anno scorso la Regione Toscana, di fronte alle problematiche della sanità, ha dovuto dar luogo a un aumento dell'addizionale IRPEF. È intervenuta di recente una sentenza della Corte Costituzionale, ma su mia precisa domanda anche durante la Commissione, il quadro dell'addizionale IRPEF non cambia, quei 200 milioni rimangono e i soldi dei toscani quindi continuano a essere, come dire, largamente accaparrati da parte delle normative regionali, che hanno dovuto fare ricorso per mettere in qualche modo in sicurezza una situazione della sanità che è sotto gli occhi di tutti e che continua a essere in grande difficoltà. Sì, il bilancio consolidato della Regione conferma i numeri in chiaro scuro. Ci sono circa 2 miliardi e 80 milioni di indebitamento complessivo, c'è un patrimonio netto di meno 700 milioni, Terme di Montecatini S.P.A., la società che ha il 70% di quote da parte della Regione Toscana, che esce dal gruppo amministrazione pubblica e quindi dal bilancio consolidato, perché sappiamo essere in concordato presso il Tribunale di Pistoia. È quindi una situazione complessa, in alcuni casi mancano società o fondazioni di rilievo, come per esempio il Maggio Musicale Fiorentino, che ha una produzione complessiva e sfiora 100 milioni di euro, mentre si mettono per legge alcune società o enti o fondazioni che hanno un valore molto più basso. Per quanto riguarda i dati negativi, colpisce il dato negativo di Sviluppo Toscana, che fa un utile negativo, scusate, una perdita di circa 280 mila euro, e naturalmente nel complesso si tratta di un'organizzazione enorme che dà servizi che per noi giudichiamo assolutamente insufficienti. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il gonfalone d'argento all'istituto Lama Zong Kapa di Pomaia in provincia di Pisa, centro internazionale per lo studio e la pratica del buddismo tibetano tra i più importanti d'Europa, per l'impegno profuso nel ricercare il dialogo tra i popoli. Un riconoscimento proposto dal consigliere segretario Diego Petrucci, presente alla cerimonia, e votato all'unanimità dall'ufficio di presidenza del Consiglio.
Un riconoscimento all'Istituto di Pomaia che in questi anni ha svolto un grande lavoro di accoglienza, di inclusione, in grado di parlare anche a chi professa fedi differenti. In un mondo di guerra come quello che stiamo vivendo ora, c'è bisogno di luoghi di pace, di luoghi in cui costruire pace, e questo di Pomaia ha una funzione fondamentale. In questi anni abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo fatto buona politica, perché non era scontato in pochi anni riuscire da un progetto, da un'idea, a trasformarlo in un fatto, la realizzazione del primo monastero buddista in Italia. Questo è grazie al lavoro fatto dall'amministrazione comunale, dalla sindaca Giamila Carli, dalla regione, un lavoro di squadra, e penso che insomma oggi questo riconoscimento è un modo per dirgli grazie, ma anche un modo per, non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per arrivare alla realizzazione del monastero. Allora, in questi 2 anni, io ho la carica di direttore da 2 anni, ma conosco l'istituto da quando sono nato, perché i miei fanno parte della vecchia generazione che hanno incontrato l'istituto quando era fine anni 70, quindi conosco da sempre l'istituto, ma soltanto da 2 anni ho l'onore e la responsabilità di condurre la direzione all'istituto. E questi 2 anni, da ingegnere istituzionale quale sono, sto cercando di portare avanti tutto un sistema di processi, di organizzazione aziendale. L'istituto è cresciuto tantissimo in questi 40 anni, quindi richiede anche un'organizzazione complessa, la collaborazione di tutto lo staff, dei volontari, quindi l'impegno è andare a migliorare tutta la nostra struttura interna per poter offrire sempre meglio un servizio di maggiore qualità verso l'esterno, verso le persone che vengono da noi e hanno ormai un'aspettativa altissima. Quindi abbiamo l'impegno di non deludere. Portiamo avanti un lavoro che va avanti da quasi 50 anni, 2027 saranno 50 anni, e è un lavoro per cui tutte le direzioni precedenti, le presidenze precedenti hanno messo il massimo dell'impegno per portare avanti questo lavoro. Quindi un ringraziamento intanto a tutti che in questi 45-47 anni hanno dato il loro impegno massimo per portare l'istituto dov'è ora in questo momento. Il cammino sarà sempre più importante, le aspettative sono sempre più alte, gli impegni che abbiamo sono sempre di più, e quindi c'è da lavorare, ma abbiamo uno staff veramente meraviglioso, i volontari che decidono di passare il loro tempo e la loro energia a sostegno dell'istituto sono fantastici, ed è così bello oggi vedere che il lavoro svolto in questi 45 anni sia visto, sia riconosciuto, quindi siamo enormemente grati del riconoscimento che abbiamo avuto questo giorno. Sì, oggi è un grande giorno per tutto lo staff e tutti i componenti di questa grande famiglia che dal 1977 porta avanti i messaggi di pace, di inclusione e soprattutto lo studio della tradizione buddista mahayana. Noi ci ispiriamo alle parole di Sua Santità il Dalai Lama e ovviamente di tutti i nostri maestri che ci hanno insegnato che l'istituto è un posto aperto a tutti, è un luogo di pace, è un luogo dove poter aprire i propri cuori e le proprie menti per trovare un po' di tranquillità. Quindi noi da sempre crediamo nel dialogo interreligioso, nell'accoglienza e nel diffondere uno spirito davvero di fratellanza. Grazie. Il Consiglio regionale ha premiato Simone Melis e Matilde Iannaccone, due ragazzi toscani che hanno partecipato in rappresentanza dell'Italia alle Olimpiadi della Matematica 2024, questa estate in Inghilterra, e che hanno portato a casa una medaglia d'argento e una di bronzo. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il portavoce dell'opposizione Marco Landi. Sì, allora la mia avventura con la matematica è cominciata al liceo, in terza liceo, quando ho scoperto, il liceo lo facevo all'Elba, e ho scoperto cercando su internet appunto che esistevano le Olimpiadi della matematica, e questo mi ha aperto un mondo, tutto un insieme di problemi nuovi, un modo di ragionare diverso. Quindi mi sono interessato, sono entrato nel mondo delle gare, e alla fine sono arrivato appunto alla gara che ho fatto questo luglio a Bath. E cosa? L'esperienza in sé per sé è stata molto preziosa, sia per le persone che ho conosciuto, sia per i problemi e tutto l'ambiente
con cui una persona entra in contatto una volta che si trova là a ragionare con tante persone con la mia stessa età e la stessa passione. Si crea proprio un bel feeling. E questo. Allora, la mia esperienza, siamo stati una settimana a metà luglio a Bath in Inghilterra e eravamo sei noi italiani e tre accompagnatori e l'esperienza mi è piaciuta molto, poi fortunatamente conoscevo anche gli altri ragazzi che sono venuti con me e poi la gara in sé mi è piaciuta, in generale i problemi erano carini, mi è piaciuta e poi ho conosciuto tante persone da altre parti del mondo e sì, è stata una bella esperienza. Ecco, oggi qui un riconoscimento da parte del consiglio regionale, insomma, che si aggiunge al tuo risultato alle Olimpiadi. Sì, sono contenta per questa cosa. Ci racconti un po' però come ti nasce la passione, come ti piace per la matematica? Allora, la matematica mi è sempre piaciuta, probabilmente quando ero piccola anche perché mi riusciva, cioè mi piaceva principalmente per quello, però pian piano ho imparato sempre più cose, ho visto problemi più interessanti e non lo so, mi piace risolvere i problemi e non so, mi è sempre piaciuta.